Ragazzi, Blast, benvenuti col terzo episodio di Squadra Definitiva Speciale. Questo sarà sicuramente l'ultimo set femminile. Con oggi si chiude per sempre, e ve lo dico qua e qua lo ripeto, il set definitivi per le femmine. Ci saranno poi altri tre set maschili, penso che molti di voi possono intuire chi siano, ma parliamo oggi di Emmy Altava. Abbiamo fatto Luke, abbiamo fatto Layton e oggi parliamo dell'assistente femmina, donna di Layton, che vediamo in qualche capitolo in realtà della saga, non in tutti, perché poi c'è un'altra bambina dai capelli rosa più piccola, ma Emmy Altava è la ragazza che possiamo trovare qua anche in Azume Eleven. È abbastanza interessante perché guardate il tiro, 3-8-1, in effetti nelle classifiche questa non compare, per il discorso che facevo per Luke e sembra anche per Layton negli scorsi video, perché sono giocatori che non tutti possono avere. Come ottenerlo? O è una console giapponese con gioco giapponese da cui fartelo passare, o su Sitra con il mio salvataggio te lo passi, o da altri salve. Non c'è la possibilità, se tu hai il gioco in Italia comprato, di poterle avere, perché ahimè, i miei ragazzi le password non le hanno mai rilasciate, e qua vabbè, botte sui denti per la level 5. Tiro 381, dicevo, è molto alto. Certo, come avrete visto anche con Luke, avrete scoperto, e spero in maniera lampante, che la statistica non fa il giocatore, insomma l'arbitro non fa il monaco, anche se il tiro è molto alto, è solo una panoramica, perché poi bisogna vedere come lo si setta il giocatore in sé. L'attacco l'ho voluto un po' aumentare rispetto alla difesa, che comunque mi sono detto alla fine anche Emmy, a parte che non so quanto giocherà nella mia squadra, presumo con lo stesso ragionamento che feci per Luke, che stia in panchina. Ma che di fatto alla fine quello che conta è che faccia gol, non mi interessa manco che stia a pensare alla difesa, a tornare, eccetera. Ovviamente l'equipaggiamento è il classico per ogni giocatore o giocatrice di attacco, che ha più i notturni per aumentarne il tiro, la fascia angelica per aumentarne la fortuna al massimo, c'è il distruttivo per aumentarne ancora di più l'attacco e così via anche per la tecnica. E proprio questo qua è il set perfetto come equipaggiamento per chi ha fiamma perlomeno. Per poter settare un attaccante. Andiamo a vedere le tecniche. Anche qui ho una cosa da dire. Perché un ruolo di licantropo? Questo perché io quando giocai al tempo e mi passai e mi Altava nel mio salvataggio, quindi da uno spagnolo, da un giapponese, non lo so, non mi ricordo onestamente, e mi aveva già un ruolo di licantropo, ma aveva anche già tornato di fuoco tripla direzione. Io stavo già allenando questa mossa, anche perché è un po' un insulto pensare che una mossa di Wolfram cazzutissima come l'Uro del Licantropo la possa fare Emmy Altava, ecco. Quindi mi sono proprio rifiutato di allenargliela, però per rispetto, ecco, alla fine è una mossa abbastanza interessante. Io l'ho comunque lasciata, ma non la userò mai. La mossa che userò di tiro sarà questa qua, che dopo l'Uro del Licantropo, anzi direi alla pari l'Uro del Licantropo, è la mossa più forte di tipo fuoco. Come vedete, voglio farvi vedere una cosa. Perché difficoltà 300? In tanti mi dicono, ma Blast, e me lo dicono ancora, questo è un problema grave, cioè qui bisogna andare dallo psichiatra, ma in questo caso lo psichiatra sono io, purtroppo, per fortuna per voi. La difficoltà è a 300, quindi non dovrebbe stare la tecnica a 300? Tenda ragazzi, vi rendete conto? Ho ricevuto questa domanda, e non da una persona, ma almeno 15 negli ultimi 2 mesi. Allora, se una tecnica è composta da tre giocatori, e c'è scritto sia in basso 3G che vicino alla fiammella tre giocatori per intero, vuol dire che la difficoltà e di conseguenza la tecnica è composta dalla somma delle tecniche dei tre giocatori. Mi spiego, se Emmy Altava fa questa mossa con altri 2 giocatori che ha tecnica 100, perfetto, va bene. Se però Emmy Altava fa questa mossa con altri 2 giocatori cui la loro somma totale non fa 300 ma meno, allora è un problema. E questo è, e quindi bisogna pensarla che gli attaccanti, ma questo già per forza di cose, vedrete anche poi gli altri attaccanti che farò o che ho sempre fatto, di fatto hanno sempre tecnica 100, perché gli attaccanti sono quei giocatori che bene o male molto spesso si ritrovano invischiati nel fare il tiro. A volte anche i centrocampisti, dipende dove si tira. E Azum Eleven va a pescare i giocatori che ha vicino in campo. Quindi questa domanda è proprio inutile. Cioè, io spero che non mi venga mai più fatta, perché è una domanda proprio da bambocci, ecco, oppure da persone che hanno appena iniziato. Per carità, è giusto, anch'io nel tempo non lo sapevo, però ecco, lo ripeto, io petita Juve. Globi di luce, ovviamente, anche qua la mossa per eccellenza di tipo fuoco, io la ritengo la più forte, e perché no, un bellissimo Asteroccia che male non ci sta mai. Apollo è lo spirito guerriero che misi, non è forse lo spirito guerriero più forte, avrei potuto mettere Re Nero a Emmy invece che a Virgo, che poi appunto è il Miximax Laura che poi vedremo,
Invece Misi Apollo, perché non lo so, probabilmente Misi Apollo da un po' di tempo l'ho solo allenato e via. A ripensarci, ovviamente Re Nero, per ovvi motivi, è anche più forte dell'Apollo. Rende più efficace tecniche speciali e fuoco per tutta la squadra. Comunque alla fine ci può stare, dipende anche sempre se volete giocare con quest'ottica, vedere chi avete in squadra, se avete tanti tipi fuoco o albero, piuttosto che montagna o vento o neutro addirittura. Il giocatore che ho mixato con Emmy, anzi la giocatrice, perché comunque volevo rendere onore ad Emmy, creando quest'ultimo set femminile full femmina, quindi con la bellissima Virgo. Solo per pochi si ricorderanno che Virginia Goldstein, a parte essere probabilmente la femmina insieme a Jade Green più forte del gioco a livello di statistica in tiro, è stato il mio primo Miximax, la mia prima aura di Yu. Se vi ricordate, quando ero ancora molto nabbo, forse la mia reazione della vecchia squadra o la vecchia squadra in sé la trovate. Ma avevo Umix Virgo, era proprio l'icona del canale, Umix Virgo. Poi ho appena cominciato a capire che Virgo sì era forte, ma non abbastanza, o comunque Shawn era meglio per dire, Misi Shawn, ecco. Però di fatto Virgo, per chi se lo ricorda, spero in tanti, fu la prima aura di Yu, inconfondibile. E da lì nacque anche la conoscenza di questa giocatrice, che nessuno o pochi conoscevano, e un po' grazie anche a me si è conosciuta. Onore a Blaster ogni tanto. Niente, quindi Virgo è una giocatrice molto forte. Guardate il tiro, guardate comunque l'attacco. Avete la fortuna. Ha delle statistiche veramente molto elevate. Che quindi vi consiglio di utilizzarla come aura. Come giocatrice in campo non mi interessa più di tanto. Ma come aura ci può stare. E ovviamente per fare un set dignitoso di un giocatore in attacco o giocatrice, non si può che mettere un Metticela tutta e un fuoco più. È ovvio, ecco, questo tipo di set è abbastanza costoso a livello di tecniche, che se non le avete comunque è complesso, perché in tanti purtroppo ancora mi dicono, ed è una domanda che ho già risposto tante volte, ma seduzione funziona nelle mosse di tiro? No, no e no, anche perché parla di contrasti la tecnica di seduzione, quindi qualsiasi contrasto difensivo o offensivo va bene, ma in una parata o in un tiro seduzione non influisce in niente, non influenza nessun valore, né tuo, né di quello dell'avversario, né del compagno, o eccetera. Quindi, cosa mettere? O te la giochi con Supertech e vincerà tutta, grazie al cazzo mi direte, però insomma, questa è l'ideale dei fatti, se avete la possibilità tramite cheat, oppure sitra, salvataggio, eccetera. Oppure ve la giocate con un po' più di astuzia, o sudore e lacrime, se a voi piace, a me non piace, o con colpo critico, o con seconda possibilità. Ci sono certe extra, come queste ultime due citate, che non uso mai, ma gli spagnoli ne vanno ghiotti. Gli spagnoli mangiano la paella con seconda possibilità. Proprio loro usano sempre seconda possibilità. Ed è molto complessa da utilizzare, non l'ho mai portata sul canale un'analisi su quella extra, perché è molto complessa. Si attiva solo con PT0, quindi bisogna studiare delle mosse così che arrivi a PT0, per fare poi un tiro veramente molto elevato di valore, che in effetti in un torneo andrebbe anche bene utilizzarle. Per come giochiamo noi, che tornei non ce ne sono qua in Italia, ahimè, alla fine possiamo anche non permettercelo. Forse con la possibilità è l'extra più forte del gioco. Ve lo dico adesso, dopo tanti anni di Chrono Stones, ma non ci stufa mai di imparare, insomma. Forse può essere veramente la tecnica che influisce in un valore di tiro più forte del gioco, a mio parere. Quindi vabbè, tolto questo cappello di spiegazione un pochino approfondita, io mi dimenticerò tutta e fuoco più. E ovviamente Re Nero in realtà è molto forte, è molto molto forte, infatti a ripensarci potrei mettere ad Emmy, perché per farle mettere Re Nero devo averla con il Miximax e non sempre io riesco a Miximaxare tutti. Quindi in realtà quello che consiglio sempre è lo spirito guerriero che vada messo in campo e non in Miximax per comodità, perché io, per esempio, ho la squadra full maschile, e più alleati maschili hai, e più questo spirito guerriero è potente. Insomma, più chi lo possiede è potente. Quindi Emmy farebbe dei valori pazzeschi, ma ahimè si ritrova ad avere questo spirito guerriero al Miximax, e quindi va evocato solo quando è in Miximax. Ecco, è un po' questa la possibilità con cui si può evocare questo spirito guerriero. Andiamo a vedere i valori molto alti, di fatto, per non essere un mix ideale, ma per essere un mix di due femmine comunque mai utilizzate. È un buonissimo valore che non vorrei, ma sicuramente in realtà non lo supera se ce l'ho qua a portata di mano. Non penso che superi Jade Green, assolutamente, se la trovassi quella lì. Dove cazzo è Jade Green? No, quello è Clock. Non trovo Jade Green. Vabbè, si è data alla compagnia con altre persone. Insomma, non si presenta all'allenamento Jade Green. Eccola qua, eccola qui.
Vabbè, 7-4-2, in effetti no, non la supera, però immaginatevi Jade Green, che è ideale con lei, con seconda possibilità, metteci a tutto, il doppio fuoco più, fa dei valori pazzeschi, ma ovviamente parliamo di un set non ideale, e che quindi non penso che esistano set non ideali che possono raggiungere i 700 di valore, a mio parere, non penso che esistano. Niente, questo è il set, ma ovviamente andiamo a provarlo. Vediamo sì, ho tutti i maschi, questo perché così possiamo vedere anche il re nero come funziona. Prima di vedere il re nero voglio fare semplicemente una prova di contrasto offensivo e una difensiva con il suo spirito. Però non mi ricordo manco più quale io ho messo, pensate quella memoria che ho. Ma lo vedremo subito che è Apollo. Poi evoco il Miximax a questo punto, dopo aver evocato Apollo, per vedere una mossa difensiva e una mossa offensiva. Non che mi interessi più di tanto, perché alla fine Emmy è molto scarsa difensivamente. Tra l'altro è anche molto carina così Emmy. È molto più trasgressiva, con questa capelli rosa. Sta molto di più giovane, ecco. In realtà vi dicevo, non è così forte la mia Emmy in difesa. Penso che sia forte quanto Mac in tiro. Quindi arriverà a 1000, ma risicati, io penso. Proprio risicati. 1500! Miseria ladra. Miseria ladra. 1500, oh. Comunque un buon valore, eh. Mi aspettavo di avere dei valori leggermente più bassi. E farò 1500, penso, anche qua. Cioè, ma per forza, attacco più forte, ecco. E vabbè, colpo critico. Niente, vabbè. Non è proprio un dato di cui prendere a riferimento. Ma a questo punto proviamo anche lui del licantropo. Eh sì, lui del licantropo, il tripla direzione. E fa debole. E vabbè, allora dillo che ce l'hai con me, Emmy. Marciamo veramente molto male, perché prima fai critico dove non devi farlo e poi fai debole dove non devi farne anche quello. Vabbè, una serie di prove un po' fallace, ma non mi interessa. Adesso proviamo con Renero. Quindi devo prima evocare il Miximax e poi evocare l'armatura Rhaenyra. Ma vi rendete conto ogni tanto quello che c'è attorno al mio gioco? Nel mio gioco c'è qualcosa di proprio marcio. C'è qualche. Insomma, secondo me il mio gioco ormai capisce la mia voce e sa cosa deve e non deve fare. In teoria lo sa, poi non lo mette in pratica. Io ho un po' questa visione qua. È un po' come credere ai giocattoli in Toy Story, per esempio, che si animano la notte. Io ho questa visione, ok? E nessuno me la potrà togliere. Evochiamo prima adesso Emmy Mix Virgo, cioè Laura. E a questo punto evochiamo lo spirito guerriero Rhaenyra. Io vorrei subito tirare, ve lo dico con grande onestà. Penso che come valori sia la mossa offensiva che difensiva, bene o male si equivale. Se la difensiva mi ha sorpreso che possa essere 1500 abbondanti, l'offensiva penso che possa arrivare a 1700, ecco, onestamente. Ma non voglio fare una prova più di questa, quindi andrò subito a tirare. E cosa mi aspetto? Boh, 2000 di valore mi aspetto. Perché comunque in realtà in una partita farebbe ancora di più, perché ha ancora più alleati maschili quando ha solamente 4. Ma vediamo cosa riesce a fare. 2000 devi farli, cazzo, Emmy, eh. Ok. Ma era scontato, addirittura quasi 2200. Quindi in una partita penso che i 2003 li sfiori. Ecco, è veramente molto interessante. Ovvio, fa questi valori perché ha quelle due tecniche proibite. Penso, ripeto, con seconda possibilità, l'ho detto in questo video, mi sembra, sì, ho una memoria corta, molto corta, possa fare dei valori ancora più alti, con colpo critico addirittura. Però forse arriverà a 5000 con colpo critico, ma non. Io non so giocarla e non mi interessa, non sono un pazzo spagnolo, quindi mi va bene così. Dunque, questa qui è Emmy Altava, che a me dispiace fare quello che sto facendo, ma penso che andrò proprio a togliere Jade Green. Per quale motivo? È più scarsa di Emmy? No, però sì, perché per come è settata, io per arrivare a fare i valori che fa Emmy, devo buttare i PE a sotto 20. Io purtroppo ho questo astio verso Sudore e Lacrime, quanto mai feci Sudore e Lacrime. In realtà l'unica alternativa facile, tra virgolette, per gli attaccanti alle due tecniche proibite, però avrei preferito imparare a giocare con una possibilità piuttosto che Sudore e Lacrime, ve lo dico apertamente. Quindi niente, Jade Green esce dalla squadra, ovviamente anche Emmy non farà parte dei titolari, ma può essere una bella chance, ecco, una bella prova di forza, anche perché comunque sì, in questa squadra in realtà ha Re Nero e sto pensando infatti a fare un altro cambio in realtà, perché in questa squadra il Re Nero non funziona tanto. Non funziona tanto, quindi in diretta cambio, cioè allora per il momento Jade rimane ancora in squadra, non sarà ancora, non sarà per molto, te lo giuro. Non so per quanto ora dove cazzo è, ecco.
Non sarà per molto che rimarrà Jade in questa squadra, ve lo dico già adesso, la cambierò sicuramente nei prossimi tre, ma tolgo Simeon. Tolgo Simeon per lo stesso ragionamento, è più forte di Emmy, anche se in realtà secondo me non di troppo, ma per il ragionamento sulle lacrime lo levo e metto Emmy. Se non avete capito qualcosa, l'ho fatto perché il Re Nero, come vi ho appena detto, si attiva nel momento in cui, al massimo di potenzialità, è circondata da maschi. Emmy è così, quando la femmina circonda di maschi, con Re Nero diventa più forte magicamente. E quindi, anche se sì, c'è Presari, chi se ne frega, sono 10 giocatori, 10 sono maschi, il valore può ancora più levitare. Comunque, rimane in panca, non mi interessa, per il momento rimane in panca, ma è una valida alternativa a uno dei tre dell'Ave Maria qui presenti, magari per esempio a Kayon, che mi pare sia quello un pochino più deboluccio, ma neanche più di troppo. Ragazzi, questa è la 7 per Emmy Altava, ci vediamo nei prossimi tre episodi, che saranno gli ultimi tre di quella definitiva, e spero che pure questo 7 vi sia piaciuto. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.